Chiama lo sceriffo. Il maresciallo. Signor sì. Thank you.
è finita la pausa di ricreazione, forza! Mula Sefisio, 2750 saltuario. Mi può dare l'anticipo di due giornate? No. Ho un impegno urgente. Vai rindi, non c'è nulla. Vai rindi. Puttana! Sì? Bella, quanto sei bella! Bella, ma non per te! Lire, 2750! 5000! Ma come? A tutti gli altri fai 300 lire! E a te 5000! Per me non ho rischio! Vattene, va! Vattene via, che c'è il treno! Vattene via, che mi fai scappare i clienti! Te ne approfitti di un meschinetto! Via, via! Della situazione! 5000 lire! Le altre 2500 dove le trovo io? Eh? Dove ti pare. E se non le trovi, meglio per tutte e due. Anzi, sai che ti dico? Vattene da un'altra, va. Sì, se ce n'era un'altra venivo proprio da te, venivo. Soppaccia maledetta. Aia, aia. Prende nessuno stasera? Io. Sei, va caro! Sì, vi ho veduto. Ben arrivato! Cala mia, tira giù la valigia del nuovo maresciallo, lo portiamo noi in paese! Così comincio a darti subito le consegne. Come prima cosa ti becchi questo fresco fresco. Ah. Ah. Ma dai, che già si slentuoi! Aia! Babbo, c'è il figlio. Dalla me. Come Andro Sanna, buonasera. Ciao. Buonasera, don Enrico. Sera. Tutto bene alla salina, ho tutto caricato. Avete altro da farmi fare, don Leandro? No. Qualunque lavoro, don Leandro. No. Pensateci bene, ho un impegno urgente. Levati. Ah sì, scusate, accomodatevi. Tu! Tu! Beh? Mi è scappato, Leandro non lo faccio più. Egidio. È di là. È premesso. Vi posso parlare? No, prima senti me. Se li rivedi, fammi un'ambasciata ai fratelli Sanna. Riferisci che da quando mio fratello Santino sistemò nel 59 Luca Sanna, per noi porco il conto dei morti è saldato. E siamo pari. Loro dicono di no, padronissimi. Loro ci sputano il locale, noi ci sputiamo la casa. E anche il conto degli sputacchi torna. Però se è vero che Don Leandro Sanna va insinuando che mio fratello Alvaro si è rifugiato in Soprammonte non per sfuggire alla legge per un reato di frode, ma perché ha paura di lui, allora digli questo, che io sono sempre qui, sulla piazza, pronto a riaprire la partita. Signor sì, riferirò. Sempre a sua disposizione. Signor sì. Se vi ammazzo il maiale, quanto mi date? Una coltellata, perché mi vuoi ammazzare? No, mica ora, dicevo se vi ammazzo il maiale quest'inverno quando è grasso, quanto mi donai? Come sempre, 1200 più il sangue.
Poi vi strappo i biglietti del cinema. Il sabato 200 lire, la domenica 300. Poi se vi muore qualcuno, mia madre l'ha chiamata a piangere. Mi pare che basta, no? Per che cosa? Per garanzia. Posso avere in anticipo? No. È senza sali questa minestra. Ma siamo sicuri che quella bagassa non cala proprio niente? Non cala. Neanche qualche facilitazione? Non so, tanto al mese. Oppure metà in denaro e metà in salsicce, pecorino, lana. No. Ma sai che ti dico? Ci faccio un golf. Tutto in contanti vuole. E anticipati. Vuoi che ci parli io? Ehi, è Cabaid. Chissà, di fronte ad una mamma. Ma così mi fate vergognare. Andiamo. E poi non ci si muore mica, è solo per una questione di principio. Basta non pensarci. Efisio! Efisio, ti abbiamo portato una decida. Esci fuori! Ma poco questo, Efisio! Questo ti fotte al suo paese famoso, raccoglie le noci attestate nei tronchi. Dai, coraggio, Efisio! Scendi giù, che aspetti? Signora, preparate il cachè di Veramont. Va bene, però con la scommessa ci state? Sì, d'accordo. Quanto? 2250. No, Fillo, e se perdi? Oh, mamma, o la va o la spacca. Puttana! Puttana! Sveglia, prepara il ri. Ce l'ho, ho la somma, 5000. Sei in un tocco? Non creo. Eccole qua, ma se non tocco non pago. Chi è? Non sapevo. No, Salvatore. No, abbi pietà, Torre. Dai, rendi. Gabbino. Ma se non mi lasciate neanche questa. Tanto pare tu prendi. Antonio. E anche la puttana mi volete negare. Ma questa non conta. Che devo fare? Pensare sempre a vostra sorella. Tu pensa a lei. Dici che se ci riprova le spezziamo anche la gamba sana. Se stai più. Ma insomma, che volete da me? Oh, ho 3 anni che non vedo una donna. Io non ce la faccio più. Mi esce sangue dal naso. C'ho tutto qui, capite? No, Tori, sì, ferma lì. No, ferma lì. Fermo! Basta ricordare che sta cambiando. Vita! Basta per ora. Ce l'hai la foto? La foto? Sì. Sì, ce l'ho qua. Ondiesti. Bravo, di giorno addosso e la notte sul comodino. Mettetelo in testa, nostra sorella è l'unica donna che ti permettiamo. 2 anni e 3 mesi perché esca di galera. E 15 giorni per leccarti al municipio e poi ti sposi. Sì. Non ve la sposerà mai, vostra sorella. Mai! Ma lo volete capire? Che io non ho fatto niente. E tu, brutta seccaccia maledetta, rachittica pelata, piena di bolle, tisica, sporca, puzza di capra. Tu! A Sergastolo, da zuppiente mandai! Sergastolo, a custa manca assassina! Su un corvo mi sa fatto, è uno da... Ittaci il truteo, lasciami in pace! Corpo che si abbatto! Dai, Fermo, il tabù, solo la voce. Leggi! Ma cos'è, dialetto? Ma che dialetto? È lingua, lingua impastata, maresciallo. Ma com'è possibile? Subriaca alle 7 del mattino? Sì, quello sta così da ieri sera. Il sabato fa ponte fino a lunedì. La risposta da nuovo, maresciallo. Ma fategli qualcosa, fatelo vomitare. Già fatta, maresciallo. Fermo, sta su scartirle, capito? Niente rinforzi, neanche un uomo. Che ne dici? Ma devono rendersi conto, eh? Chiamami Italia, raccomando, subito. Signor sì. Il presidente della Repubblica. Avete finito questo elenco? Quanti sono? Sono 7 in tutto. Più i latitanti, maresciallo. Saranno 12. Tanti così? E qui basta che sentono di... Te vuole un momentino il maresciallo. Non vogliono sentire altro. Prima viene il fucile, poi salutano la moglie e vanno a nascondersi in sopramonte. Il gob si è addormentato, maresciallo. Dobbiamo chiamare il banditore supplente? Sì. Questo levatemelo dai piedi. Via. In camera di sicurezza.
Ma c'è buon verbale, una motivazione. Ubriachezza molesta. Da noi a me. Ah, più che sufficiente. Cagliari in linea, maresciallo. Tre ispezioni, non le armi. Gli altri alla revisione macchine. Pronto? Poi ho fatto il turno di notte, oh, ehi. Infila ste braghe, emergenza. Ma cosa c'è, è scoppiata la guerra? No, è scoppiata l'amnistia. Per festeggiare con questo atto di clemenza il compleanno della patria liberata dalla tirannide. Così quelli che dovevano restare ancora carcerati per 3 anni o pene inferiori, invece li fanno uscire subito. Tanto che giovedì, massimo venerdì, ci tornano tutti in paese. Siete tutti avvertiti. È notizia ufficiale. E non c'è più niente da fare. Uno spucco di sangue nella sua mamma bagassa che attento si era a delibrare. 2 anni e mezzo prima me la dovevano far uscire. Cosa fai? Fumo. Vai avanti. Le ammende. Le multe. Non si pagano più. Mi pare fino a 500.000 lire. Come ti pare? Ho altri pensieri io. Mi sciolgono la matta in libertà, capite? Che faccio? Che faccio, mondo impestau? Paesanus, il presidente dell'Italia nell'anniversario... L'abbiamo misurata ieri, ma... Sì, ma stasera ci vuole prudenza. È una di Forlì. Una cavallona da infarto. Ha avuto questa bella pensata. Su corpore a 11. Perfetto. Adesso misuriamo la massima. Anche i latitanti in Sopramonte, condannati in contumacia fino a 3 anni, possono tornare in paese senza paura. Sono liberi, non gli fanno niente. Ma che cosa succede? Paesano, per festeggiare la lieve 180. Il nuovo maresciallo piemontese dispone che è proibita la vendita degli alcolici. I locali pubblici devono chiudere alle 6 di sera. È vietato circolare armati. Sono proibiti gli assembramenti di più di 3 persone. Non 4, 3. Durante le ore notturne, all'intimazione, alto là, chi va là, bisognerà rispondere col nome, cognome, paternità, maternità, luogo di nascita. Caputo, ma chi sono? Niente, è il pullman degli avvocati. Vengono da Nuoro il giovedì e il venerdì. E oggi hanno dovuto fare pure il festivo. Oh, signora Annunziata, ho 4 testimoni. Ve l'avevo promessa l'amnistia, Francesco Zutta. Sono mantenuto la parola, siete contento? Ehi, Midas. Cercate di capire, vostro figlio deve fare ancora 18 anni. Meno 3 di amnistia uscirà fra 15, chiaro? Io preferisco che venga a casa ora. Per questi 3 anni così se li gode, che è più giovane, e poi torna a farsi 15 di galera. Senta lei. Permesso, permesso! Colleghi, colleghi! Egregi colleghi, per me questo è vitale. Io devo fermare il mio cliente, Costantino Medas, quello a 2 dita di fronte. Sente dire condono, mi scende da Sopramonte e si ritrova a Porto Longone. Caro avvocato, anche noi abbiamo i nostri clienti con cui conferire. Ai cavalli ci siamo arrivati prima a noi. Ma come, così sotto i nostri occhi? Beh, ufficialmente vanno a fare una scampagnata. Infatti, se lei prova a andargli dietro, la fanno girare una mezz'oretta e poi tornano qua. Avvocato, io ho un asino, ma va più forte di un cavallo. Ah, bravo. Quanto vuoi? No, non è questione di denaro. È per un consiglio legale. Va bene, che cosa vuoi sapere? Qui è meglio di no. Appena fuori del paese. Dove? Alle Rocce, fra 5 minuti. Guardi, non c'è niente da fare, sa. Se lo lasci dire da un veterano. L'unica è di stroncare il male alle radici. Cioè? Quali sarebbero queste radici? E quelli lì. Però fino a 6 anni. Perché fino a 6 anni sono bambini. Poi diventano sardi. Vede, io ho sempre le tasche piene di pasticche, di gomme americane, di giuggiole, palline, figurine. Cerco di insegnargli qualcosina. Che esiste la legge, gli leggo un po' di codice. Per esempio qui i ragazzini prima giocavano a porco e sanna e mo giocano a guardie e ladri. Sì, sarà poco, lo so, ma... Nannuzzo, via qua. È il figlio di Costantino Cau, uno degli amnistiati. Tiè, sei contento che domani torna Babbo? Sì, così ci risgozza tutte le pecore e zio Tore Puddu. Maraittu.
Beh, io torno alla jeep, signor maresciallo. 7 punti di suttura. Guardi qui che roba. 15 giorni di ospedale, salvo complicazioni. Io stavo lì, tranquillo, al bar, a prendere un caffè. Arriva lei, come una furia, e mi dà una roncolata. Qui, un colpo, capisce, che mi è caduto anche tutto il caffè sui pantaloni. E poi al processo, che cosa ha sostenuto? Che lei ha agito per motivi d'onore, perché io l'avrei deflorata. Tesi, quantomeno assurda. Beh, no, voglio dire che la sua illibatezza risultata al processo è la prova inconfutabile della tua innocenza. Poi del resto, lei è stata condannata e tu no, e dunque... Ma, mi scusi, avvocato, mi tolga una curiosità. Guardi un pochino lei, solo per farle vedere, sa? Ma dica la verità. Lei la deflorerebbe una come questa? No. Dunque, obblighi verso di lei non ne hai. E allora che vuoi da me? Cosa voglio? Sai che Domenicangela ha 4 fratelli, i quali sostengono che io l'avrei compromessa. Ah, dicono così. Insomma, avvocato, dica lei, che cosa mi consiglia? Sì, che ti consiglio? A questo punto il consiglio potrei anche non dartelo, perché un ciuco piccolo, scomodo e fetente come questo non si affitta, è disonesto. Ma siccome sono costretto ad una fermatina, va bene. Tieni. Prego, prego. Dunque, in linea di fatto e di diritto, il tuo caso è semplicissimo. Tu non hai proprio niente a che temere. Ah, no? No, nessuno al mondo ti può obbligare a sposare la Domenicangela Pires contro la tua volontà. E se qualcuno cerca di farlo, viene arrestato, condannato per violenza privata, materiale e morale, e in più ti paga i danni. Articoli 127 codice penale e 282 codice civile. Ma mi scusi, avvocato. Lasciami finire. Ah, sì, sì, scusi tanto. No, dico, lasciami finire l'argomentazione. Dunque, quanto detto prima vale per l'Italia. Ora passiamo qua in Sardegna, dove tu ti rifiuti di sposare la Domenicangela Pires. Ah sì, sì, mi rifiuto in qualsiasi posto. Ecco, con questa differenza. Se come italiano sei una botta di ferro, qui come sardo sei una cassa da morto. E te lo dimostro in 4 punti. Per far condannare i fratelli Pires occorre che tu li denunci all'autorità giudiziaria. Lo fai? Io denunciare i fratelli Pires, ma non ci penso proprio. È uno. Quindi i fratelli Pires restano in libertà. Però puoi ribellarti, farti giustizia da te. Assai nel tuo diritto, secondo il codice barbaricino. Ammazzali. Allora sparisci, sali in soprammonte. Sei in soprammonte. C'è il padre di Domenicangela, latitante, uomo d'onore. 2 ergastoli, 4 omicidi e 5 milioni d'Italia. Sì, e sì, 3. Sì. Ti resta una cosa. Emigrare in America. Ce l'hai 250.000 lire per il viaggio e in più... Avvocato, accabaita. A te non ti serve un avvocato. Se ci vuole un prete per sposarti o per darti l'olio santo. Brigadiere, ci siamo. C'è un morto. Ah, sì. Ma è Coradina, una trombosi. A volte muoiono pure di morte naturale. Vada a dormire, maresciallo. E lasciamoli perlomeno a rivasta, amnistiati, no? Sì, ma guardi che io, boia d'un boia faus, ci sbatto subito le coste di un carabiniere per uno, eh? Guardate a vista, anche dentro al cesso! Dov'è mia madre? Non lo so. Chi ta pera non mi dà per scaresci mai. Ma mia madre dov'è? Si è sentita poco bene, sta di là, bevetevi un bicchiere di vernaccio. Non posso, la gola stretta. Ai, ta pera non mi dà per scaresci mai. Mamma, un dosese. Mamma, chi ta tenita? Nuda, figlio, una sciocchezza. Un giramento di testa, ma adesso è tutto passato. Ah, meno male. Mamma, io sono venuto a dirvi addio. Parto. Parti? E come? Col treno. Così disperato, senza un soldo. Mi arruolo. Un'altra volta soldato, sempre nel genio mulattieri. No, in marina. Ho visto il manifesto in via Roma. Sai, quello col marinaio col fischietto. 5 anni di fermo. In 5 anni. Quella mi può scordare, sposarsi, morire.
Beh, Don Ghirimmio sa benedizione. No, ma... non andare, figlio, non andare, ho paura. Allora siete davvero malata? Sì, sì. E un? Qui, alla testa. Dolore? No, squilibrio. Qua, vedi, qua. Non ci sto più, non ci sto più. Mi piglia quando mi chiamano a lamentare. Da principio, tutto normale. Piango, grido, lacrime vere. E poi, tutto a un tratto. Mi piglia. Che cosa? Mi scappa da ridere. Ma forte, figlio mio, forte. Specie il morto mi fa ridere. Oh, che Dio mi perdoni, Madonna mia. Ma allora posso partire tranquillo, è nervoso. E il nervoso non è malattia. Basta che non ci pensate e passa. Alto là, chi va là? Efisio Mulas, fu benedetto, abitante via Grande 7020. Dove vai? Parto, in treno, per ragioni di famiglia. Sei solo? Signor sì. Allora ti facciamo compagnia a noi. Scende Domenica Angela, ci va incontro e ci dirà. Pubblicamente. Ufficialmente. A voce alta e chiara. Ben arrivata, fidanzata mia, e ci dai un bacio. Sulla fronte. Ecco, attaccato. I pericolosi, quelli che hanno dei conti da regolare, li ha segnati? Ah sì, con la crocetta. E ho sottolineato quelli che devono scendere da Sopramonte e che non c'entrano con questi. Capito. Chiaro. Faccia lei. Attenzione. No, no, non c'è pericolo immediato. Gli unici, semmai, sono questi due cugini Zutas che la ruggine ce l'hanno fra di loro. Marcoli, De Feo. Comandi. Comandi. Questi due si sono denunciati a vicenda. Teneteli separati perché... Ah, niente. Già serviti a bordo. Ecco il primo. Maresciallo, il feritore ve l'ha chiuso in cucina. E il secondo. Grazie. Va a prenderlo. Signor sì. Due uomini risparmiati. Costantino Cau. Seguilo. Signor sì. Elpidio Solinas. Seguilo. Signor sì. Antonio Burruni. Vediamo se ha saputo delle cambiali. L'ha saputo. Zarai. Signor sì. Manca quella della roncolata. Piras Domenicangela. Ehi, Antonio, Camillo, Enrico, Salvatore! Ma che è lei? E chi la riconosce? Domenicangela. E perché? La ricordi com'è? L'USP è mai scoppiata. A quello la galera lo fa bene. Ben arrivata, fidanzata mia. A casa. Ma come? Sono 3 anni che te lo teniamo. È pronto, fa il suo dovere. Ti sposa. Ripara. Niente dovere, niente ripara. Non lo voglio così, in ginocchio mi deve pregare. Adesso comando io. Ma cosa è successo in questo paese? Oh,
Dico a te, lo vedi quello che capita a uscire senza doppietta? A quest'ora, se te l'eri portata, avevi già lavato l'offesa. Invece ora ti tocca andare a casa a prenderla e appostarti. E quando ti vedi che... Sarà meglio mettergli uno dietro. Ehi, tu, non cercare di fare il furbo, eh? Sì, proprio tu, va. Signor, sì. Alto là, chi va là? Mende Scammillo, frazione La Pietra, di ritorno a casa. Passate. Alto là, chi va là? Torre Gianfanni e Capri Andreana in torre. E dove andate? Qui, a due passi, invitati a cena. Buon appetito. Alto là, chi va? Appuntato Martighin Giovanni, è la terza volta che ti me fermi, crega. Alto là, chi va là? Sabagasse e mamma rua, e su gaglineri e non lurù. Non mi seghi, si sbottoni. Chi è? Chi è? Beh, chi siete? Se continui a chiedermelo ancora con questo tono, ti rispondo come il carabiniere. Non mi riconoscete? Sono Agostino Sanna, vostro zio, che torna in famiglia a riprendere il suo posto. Zio Agostino l'ergastolano. Eh già. Graziato per 37 anni consecutivi di buona, anzi ottima condotta, e per una grave forma di arteriosclerosi falsa, abilmente simulata. Sbrigatevi, fate posto allo zio. Ho detto che riprendo il mio posto in famiglia, che a tavola e a capo tavola. E allora, fate posto a me. Tu saresti mio nipote Leandro Sanna, di anni 52. Sì. E quel rincagnato laggiù chi è? Mio fratello Enrico. Enrico Sanna, campione di pugilato. Ah. E il cappellano? L'altro fratello, Giovanni. Ma non è ancora prete, studia in seminario a Olbia, ora è qui in permesso. Ho capito. Vi porto da Procida i saluti di Ignazio, Onorato e Saverio Sanna. Stanno tutti bene, sì, e non fanno che dire. Ma quando arriva questo cugino? Hanno ragione, anch'io mi dico sempre, bisogna che vada a fargli visita, poi... Visita? Ma quale visita? Quelli ti aspettano definitivo, carcerato, a righe. Me? Ah, perché tu forse... Tu forse il privilegio di ammazzare il tuo porco lo hai ceduto? Ci hai rinunciato in favore di uno dei tuoi fratelli minori? No, ma... anche se volessi, come farei? Uno ha la vocazione religiosa. Anzi, vattene, va, ritirati col tuo breviario, non sono discorsi per te. E io, allora, neanche sputtare mi fa, non vuole. Tu sei l'orgoglio del paese, devi pensare a fargli onore sui ring di tutto il mondo. Quanto ad Alvaro Porco, ci penso io. Bravo! Sempre che torni da soprammonte, perché se volete il mio pensiero, quello scappò in montagna per paura di me. E sempre per paura di me quello non scende. Eh? Sì. E allora noi, per questo vigliacco, dopo 150 anni sospendiamo la faida? Ah no, eh? Vuol dire che gli diamo un termine e poi ci accontenteremo del fratello minore. Ah, un primogenito si ripaga solo con un primogenito. Ah, giusto, vuol dire che in sovrappiù gli incendiamo la casa, il sugherificio e gli avveleniamo il vivaio delle aragoste. Alto e attivo! E Gigio Porco e suo fratello Alvaro. Leandro Sanna! Leandro Sanna, sei in casa? Ma ti chiamano? A me? Eh? Via, circolate! Un momento, appuntato! Vogliamo solo salutare una mia... Avete sentito? Sono degli amici. Vado a vedere. Si degna d'affacciarsi. Eccomi qua. Mio fratello mi diceva che stavi in pena per me. Ecco, come vedi, sono tornato. A tua disposizione. Terrò presente.
Ecco fatto, appuntato. Leviamo il disturbo. Faccia la sua ventana, così che resti potto perdonare. Non un milita scacca e sermezzana, ma per non mi chiedo vendicare. Ma per non mi chiedo. Essere bella, essere bella, su van tutti d'ana, ma se mezz'ora su mondo non pare, si sta rotti, vatto, custo il fila, e se no è sì, deve essere finita, e se no è sì. Non credes perdono chi ti pela, se tu e non ti queres affacciare, se tu e non ti queres affacciare, già li scrivermi la binda a me, la sprudessa musca, restando a criccare, prudessa musca, prudessa musca. Questo zero ya mi dando, e a Tiruna ya mi dedimando, e a Tiruna, e a Tiruna. Insomma, mi piacerebbe sapere se sono libero. Se posso fare la mia volontà, eh? Posso rendere la foto? Eh? Parlare con qualche altra signorina. Senza paura di essere sgannau. No? Mi sgannai, sì? No, perché da certi atteggiamenti, specie di vostra sorella, poteva anche sembrare che... Invece no, eh? Beh, sbagliavo, era una mia impressione. Voi siete più decisi di prima. Andà bene, pazienza, ve lo sposerò. Uno contro quattro, che ci posso fare? Benei. Efisio. Eia. Efisio Mulas, abbiamo valutato con coscienza le regole dell'onore e della giustizia e così abbiamo deciso. Davanti a Dio ti lasciamo libero da ogni obbligazione verso di noi. Ma come? Quella sbirgonzia? Quella sparlata da tutto il paese vi volete tenere? La roncolata che essa stessa ti diede è già sufficiente riparazione. Ma quale roncolata? Uno scarraffio qui cosa di arriri? È sufficiente. Ma io i 3 anni che ho perso, chi me li ripaga? È giusto. Ti aspetta un risarcimento. Tieni. Tutto qui. E spegni sa radio. Scusa. Sempre musica allegre. Oh,
Poi, Masteghin, come va? Non me ne parlare, come sei il tuo? Non sarebbe mica male, ma è innamorato e deluso, perciò cammina, cammina. È il mio che corre sempre a cavallo, non che sta a godrio, ostrega. Ma che volete da me? Che pretendete? Vi siete accorto almeno che ho sempre un carabiniere appiccicato alle costole? Eccolo lì, guarda, è arrivato. E con questo? Che ti fa il carabiniere? Al massimo ti arresta. Perché? Allora io, quando ammazzai il mio secondo porco, il 28 ottobre del 1932, non c'era in piazza tutta la stazione dei carabinieri al completo e col pennacchio in testa. Ma a parte questo, mi è venuto un dubbio, zio. Anche a me. Ho rifatto il conto dei morti. Eh? E sono quasi certo che non tocca a noi vendicarci. Mi risulta che siamo noi in vantaggio di un porco. Ma se i due porco che restano ci bastano appena per andare pari. A me non mi freghi, sai? Voglio solo essere sicuro. Sono un uomo d'onore, non un assassino. Avete preteso che vi ricomprassi le pecore. Occupatevi di quelle. So io quello che devo fare e quando lo devo fare. Su, Enrico, gambe. Va bene, ho capito. Questo porco non lo ammazziamo neanche per Natale. Sta buon vecchio, calmi te. Suria un rudeondi. Ma castia. Oh, caporo. Calmati, figlio. Che snassa. Me ne fotte le ricercimenti. Non ci pensare più a quella. È sempre brutta, crede mamma. È più brutta di prima. Faccio finita. Ma dove vai? Ma che vuoi fare? Lo fermi. È impazzito. Ma sei ma? È vizio. Posso io? È vizio. Guarda che ho l'ordine di sparare, eh. Quei 4 chili di biscotti per fidanzamento non mi servono più. Ritiro l'ordinazione. Sono libero. Chi non mi vuole, non mi merita. Si è saputo. Giovanna, ridacci le 300 lire di caparra. Ma quante mosche avete? Tante. Perché non ci date un po' di DDT? Non si può. I biscotti prendono cattivo sapore. Preferibile qualche mosca dentro. Grazie. Eppure qualche cosa ci dovete fare. E che cosa vuoi che facciamo, Efisio? Siamo 5 povere donne sole, senza un uomo. Armi non credes perdono chi ti pela, si tu e non ti queres affacciare, si tu e non ti queres affacciare, già lischi scrive mi nabbi da me, la sprudessa musca, restando a criccare, prudessa musca, prudessa musca, questo sera gli ami dando e a Tiruna gli ami di mando e a Tiruna e a Tiruna e a Tiruna e a Tiruna. Idea magnifica! Proprio geniale! Ma guarda, ma come ti è venuta? Così. Ma per trovarle. Non le fabbricano più. Me ne hanno promesse altre 8. Sabato ve le porto, eh? Se sabato torni, sarebbe la terza volta che ti vedono entrare qui. Lo sai? Hai capito? Sì. E adesso quando te ne vai? Eh? Ah, subito. Attacco queste e me ne vado via. E se per caso ti scordi la berritta qui da noi? Ah, non me la scordo. Ma se capita, chi ti deve rincorrere per la strada? Anna, Franca o Lucia? Mandatemi Giovannella. Assaggia, se vuole ancora zucchero. Eh? Desidera?
Scusate. Scusate. È permesso? Scusino, ma siccome mi ritrovo così fuori servizio, potrei avere 3 etti di quei biscotti lì, per assaggiarli, per vedere se sono uguali ai nostri di Novara. Poi, dato che mi trovo qua, posso finire di attaccarla io la carta moschicida. Ma insomma, dove mi porti? Cosa vuoi da me? Non puoi continuare a prendermi a schiaffi senza che io sappia perché. Io ci divento scema, ci divento. La scema sono io. Scema tu, e perché? Perché quando si cambia di fuori, bisognerebbe cambiare anche di dentro. Ma no, non sei mica stata tanto chiara neanche questa volta, sai? Ti devi spiegare meglio, io non ti capisco. Ma cosa vuoi capire tu, che non capisci neanche quando ti si prende a roncolate? Oh! Efisio! Oh, Andaus! Presto, che nostro padre ci aspetta prima di notte! Mi hanno costretta, figlio mio, per il consenso. Vieni, vieni, cognato, che ti faremo buona accoglienza. E voi idioti di niente vi accorgeste di questa pagliacciata. Più di 80.000 lire spendemmo per farla difendere al processo. E non era vero niente. Tutte bugie, un trucco per obbligare costui a sposarla. Sì, signor. Silenzio! E gli vuoi bene? Sì, babbo. A questo qui. E perché? Voi non sapete che testa che c'ha. Vedete questo tavolo? Con un colpo ve lo sfonda. Don Liberato, la siringa a bolle. Dov'è il cortisone? O ve lo siete dimenticato come i libri gialli? No, è qui, babbo, eccolo. È con B12? Ah, sì. Che mestiere fai? Tutto quello che mi capita. Quello che mi capita, non è un mestiere. Le femmine non guardino. Hai beni di famiglia, possiedi terre, armenti. No, signore, un asino. La casa, bella, spaziosa. La casa è mia, intestata a mio nome. Voi solo chiedete. Parliamo della dote. Cosa porta vostra figlia? Mamma. Non porta niente. La figlia di un latitante non ha obblighi di dote. Ma appunto per questo, siccome una famiglia costa... Come te la cavi, giovanotto, con le pecore? Beh, ve l'ho detto, non ne ho. Non dico con le tue. Dico con quelle degli altri. Sei un uomo abile? Beh, sì, credo di sì. Ma bisogna che lo creda anch'io. Da noi uno può anche lavorare, fare tutti i mestieri. Ma se non sa rubare le pecore, non è un vero uomo. Quando viene il momento di bisogno, come le mantiene? La moglie, i figli. E il suocero. Attento, Efisio, questo è pieno di pretese. Sigari, vino, medicine, è una sanguisuga. Sì, signora, un suocero in Soprammonte con 5 milioni di taglia dà prestigio, rispetto e autorità. Ma è un lusso che si paga. E quindi, se vuoi il mio consenso, devi dimostrarmi che sei un uomo abile. Te lo dimostrerà, babbo. No, figlio, tiriamoci indietro. È incapace, maldestro e vigliacco. Ora basta, mamma. Su, quante ne devo rubare? Per il momento il numero mi interessa poco. L'importante è a chi le rubi. Più uomo di rispetto è, più testicoli tiene e più dimostrerà di averli anche tu. Li avrò. Zio! Dove sono le cartucce? Ce le tengono ancora in questa casa? Maniaco. Io lo sapevo che ti arrabbiavi e gliel'ho detto. Gli ho detto, sei porco, glieli ammazzi tu. Stai fresco con Leandro, vedrai come s'arrabbia. Ma lui mi ha fatto una risata in faccia. Da chi andava? Da Egidio o d'Alvaro? Non lo so. Ma i tassuzzeridi? Niente, cose da uomini. Tornate a letto voi. E silenzio, io corro a casa di Alvaro. Tu a quella di Egidio. No, dal portone no, c'è il carabiniere. Da dietro, dall'orto. A letto, via. E spegnete le luci, dormite tutti. Thank you.
cicalogna! C'è un sanna qui fuori! Un sanna vero! Zio! Sono qua! Cosa fate lì per terra? Rido! Ah. Siete ferito! Guarda qua! Due scariche di pallettoni! Mi devi vendicare per forza ora! Ti mancava un sanna! Eccolo qua, davanti a casa porco! Ah! Sei pecore. Buono, Goccia, sono io. Ti vendicheranno i carabinieri. T'avrà ammazzato qualche ladro di pecore. Ecco, sta zitto, tu fa via. Che c'è? Mi risparmia la fatica di ruparne a me. Tiè, Angelos. Via, via, vieni via. Come si fa ad arrendersi con un indizio così fra le mani? Ma io dicono le statistiche, marescià. Il 75% dei sardi veste di velluto di questo colore. Di questo 75%, il 45% ruba le pecore.
E di questo 45%, il 100% spara se lo beccano sul fatto. E allora, requiescati in pace. Amen. Efisio Mulas, sei contento di sposare la qui presente Domenicangela Piras? Sì. Domenicangela Piras, sei contenta di sposare il qui presente Efisio Mulas? Sì. Grazie. Sa ringrazio. Comincio con la mia, tu butti la tua. Busto e su scolabasto, posso la esa fortuna. Isprato su tu su spaccauso, inconcio e sposato. Ai sinoci di spaccauso. Io finito. Ecco, prendetevi anche questo. Coro mio. $73.250 abbiamo raccolto. Li tengo da parte io o li tieni tu? Tienili tu. In nome della legge, aprite! Chi ne? La legge, aprite! No! Efisio Mulas! Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Agostino Sani! No! Fermo! Fermati, vieni qui! Tanto brigadiere! Attento, maresciallo, si rompe una gamba! Ah! Allarmi! È scappato! Aspettalo! Dove è andato? Perdi qua! No, perdi qua! E dove scappi? Dove vai? Sono inseguito dai carabinieri! Andiamo noi! Vi ringrazio, don Leandro. Don Leandro, mi hanno denunciato. Per omicidio. Ma io vostro zio non l'ho ammazzato. Te lo giuro. Ho solo rubato le pecore. Non giurare. Tu hai ammazzato mio zio Agostino. No. Sì, mentre gli rubavi le pecore. Una cosa da uomini. Zio Agostino, che Dio l'abbia in gloria, per primo l'avrebbe apprezzato. E non avrebbe mai voluto che tu finissi in mano ai carabinieri. Ma io? Bevi. Dai, muoviti, Enrico. Prepara viveri, acqua e un vestito. Poi vieni qui dietro con il camioncino. Ho certi amici, diciamo, commercianti, che fanno la spola tra qui e il continente. Io, in continente? Devi sparire. Ma basta che scappi in sopramonte, come tutti. Io mi sono sposato oggi, così starò più vicino a mia moglie. E così la viene a trovare di notte di nascosto, l'unico modo per farti beccare, cretino. Non aspettano altro. Ma sono innocente. Anche se mi prendono, non mi possono condannare. Non sono stato io. Forse mi credono. Non ho mai posseduto un fucile in vita mia, sono incensurato. Mi devono credere. Anzi, ho fatto male a scappare. Vado a costituirmi. Aspetta. Siediti. Ti spiegherò cos'è una prova inconfuttabile.
E cos'è un maresciallo dei carabinieri che si è rotta una gamba per colpa tua? Intervallo e relax di almeno 5 ore. 9 e 5, 14, farebbero le 2. Ma dopo mangiato niente, è pericolosissimo. Stasera. Di un po', tu che hai una certa pratica. Io, come uomo valido, quanto posso durare? Molto, molto. Sì, precisa, 5 anni, 10. Anche di più. Così regolato, anche di più. Ci arriverò. Sento che ci arriverò. Lire di seminario mi ha fatto spendere fra retta e corredo. E Egidio Porco che ha detto? Si inginocchiò davanti alla chiesa e giurò che gliel'avresti pagata. A me ha detto? Sì. E si fece il segno col sangue del fratello. Chiamatemi in Milano. Pugilistica Meneghina, urgente. Sì, signore, ci penso io. Tu va a rivestirti, va. E tu dove vai ad aiutarla? No, ero distratto. Dai, fila subito a casa a fare le valigie. Partiamo per Milano, ti aspetto a Olbia al porto. Ma come? Con quello che succede noi scappiamo a Milano? Certamente. No, che scappiamo, imbecille. Andiamo a fare urgenti che non possono aspettare. Quali? Santini di Grossetto. No! Gliel'ho rintracciato, don Leandro, so dove lavora. Grazie. Don Leandro! Già, Ignazio Medas mi ha detto dove trovarti. È successo qualche disgrazia a casa mia? No, no, tu piuttosto, come stai? Oh, come sto? Lontano dalla moglie, lontano dal paese, mi sento come nudo. Comunque ti sei sistemato. L'impiego, il berretto sono di Ignazio. Io lo sostituisco, lui mi dà vitto e alloggio. Non ti puoi fermare un momento? No, devo andare in un posto che si chiama Bovvise. E poi? Poi devo andare in un posto che si chiama Piazzale Lotto. E poi? Poi devo ritornare in un posto che si chiama Bovvise. Va bene, parleremo camminando. 8.745 passi. Ma chi? Chi ha portato il cadavere nel chiuso delle pecore? Sempre il porco, per far credere che non erano stati loro. Schifosus. Mi ci hanno fatto andare di mezzo a me. Ora voi direte la verità, al processo. Io voglio tornare a casa, voglio tornare da mia moglie, la voglio vedere. Lo sa che non ho neanche consumato. Al processo. E da quando al paese nostro uno denuncia un altro? Sia pure il suo peggiore nemico. Ho la precedenza io.
Allora? Allora ti dicevo, se morisse anche Egidio, non ci sarebbero più porco sulla faccia della terra. Solo due vedove e 8 bambini. E quindi non ci sarebbero più questioni d'onore. Potrei dire le cose come stanno, dare le prove e di conseguenza farti assolvere al processo. Già, sì, ma quando muore quello? Crepa di salute. Ma non dipende solamente da lui. Ah, certo, ci pensate voi. Voi dovete vendicare vostro zio. No, mio zio l'ha già vendicato mio fratello facendo fuori Alvaro e adesso tocca ai porco. Io non posso far niente, ho le mani legate, posso solo difendermi, non attaccare, è la legge della faida. Allora? Beh, se vuoi tornare a casa libero, non hai che una soluzione. Egidio te lo ammazzi da te. Io? No, 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 no. Ma non c'è nessun rischio. Ti sanno latitante chissà dove. Chi vuoi che pensi a te? Con Egidio Porco non hai questioni in sospeso. Non esiste un movente, anche minimo. Appunto, non mi ha mai fatto niente di male. Perché lo dovrei uccidere? Ma proprio non hai il senso della giustizia. Ma rifletti, ti condannano all'ergastolo per un delitto che non hai commesso. Bene, ne commetti uno e io ti faccio assolvere. Sono due errori giudiziari. Avrai almeno il diritto di scegliere quello che ti conviene di più. No. Oh, ma che cosa ci vuole? In 5 giorni fai tutto, vai e torni. Ti organizzo tutto io. È un gioco da bambini. Don Leandro, non ne parliamo più. No e no. No, per me figurati. Parliamo pure d'altro. Parliamo dei tuoi. Sì, dica, come sta? Di salute non c'è male, ma tua madre non la chiama più nessuno e da quella porta non entra più un uovo in casa tua. E tua moglie... Cosa fa? Lavora? Beh, aiuta un po' i fratelli con il gregge, ma sai... Certo che è sempre bella. Quando passa tutti la... La guardano tutti, specialmente Egidio Porco, non per tornare su un argomento ormai chiuso, ma sai, Egidio è uno specialista in vedove come la tua. No, io ho fiducia in mia moglie. Non è come tante altre. Quanti giorni avete detto che ci vogliono? Perché? 5. Ci hai ripensato? Sì, signore. Ti dico il piano? Sì, signore. Bene. È facilissimo, l'ho studiato di sopra e di sotto nei minimi dettagli. Ritorni in Sardegna di nascosto, come sei partito. Sulla costa ti sbarcheranno i miei amici contrabbandieri. Rimani tutta la notte nella grotta per essere puntuali alle 3 sotto Sant'Angelo, al curvone. Ti darò un sacco e un fucile. Ti travestirai da mammutone. Io intanto andrò a Cagliari per certi affari miei. Tornerò a cose fatte. Attento che il fucile non prenda umido. Tientelo ben nascosto e stretto. Resta lì nascosto fino alle 4 del giorno dopo. Uscirai travestito. E disinvolto, entrerai in paese. Ti mescolerai coi mammutone se ti farai tutta la sfilata. Nessuno baderà a te se ti comporti disinvolto e sicuro. Quando vedi che quel bastardo di Egidio Porco comincia a salire sull'albero della cuccagna, allora è il momento buono. Tutti guardano lui. Vai dritto verso la chiesa. Il posto migliore è il pozzo. Ci sparò benissimo anche mio nonno Raffaele e mio cugino Corrado. Ci sparerai anche tu. Ti apposti dietro il pozzo. Con calma, prendi bene la mira e spari. Che non ti venga in mente di far visita a tua moglie. Efisio! Domenico! Oh. Cuore mio!
Vieni, entra. No, vai avanti tu. Vai a vedere cosa fa mamma. È nell'orto, non ti fidi di lei. Non voglio che sappia. Oh. Scampaneddas, levameli. Su, in camera. Piano, fai piano. Quanto puoi restare? Solo questa notte. Vai, ti raggiungo. Io vado dai miei fratelli e ci resto anche a dormire. Vi dispiace? Anche se mi dispiace, ci vai lo stesso. Ma non mi dispiace. Vai, vai. Allora, arrivederci. Ciao. L'hai pensata bene per entrare in paese? Eh. Ma chi te li ha dati? Nessuno. E li sono presi. Li ho levati a uno all'incrocio di Mamoyad. L'ho stordito e l'ho spogliato. Che matto. Come stai? Ispitaolus. Potevo proprio più. Efisio. Che fai lì? Guardavo mamma. Piange. Sempre, quando le altre lamentano. Ma chi è morto? Non so. Meno male che il mangiare ce l'avete. Finché non finisce il maiale. Ma il pecorino c'è sempre con i miei fratelli. Ma gasti, teme toccao. Un uomo può essere migrante, stare lontano da casa, dalla moglie. Però spedisci i soldi. Ma così diventi matto. Perdonami. Non è colpa tua la situazione. Che ti perdono? No, perdonami di un'altra cosa. Quale? Che cosa hai fatto? Quello che mi è sembrato giusto di fare. Niente. Perché un uomo deve avere il rispetto di se stesso, capisci? Però quando il maiale finisce, resta solo il formaggio. Beh, forse fare il giusto diventa un lusso, ti pare? Troppo lusso, no? Non ti capisco. E invece io sì. Io credo che sia stato meglio così. Fare come ho fatto. Anche se ora chissà quando potrò ritornare. Fra 3 mesi per la festa di San Costantino. No. Ah? No. Sì. E intanto ora sei qui.
C'è una jeep all'angolo della chiesa e un'altra appena fuori, sulla strada di Nuoro. Va bene. Prenderò su per la crocetta. Vai. Sì. Vai. Sì. Dici sempre sì, ma... Perché non è giusto. Ma quell'Egidio Porco, è vero che ti ha dato molestia? Chi te l'ha detto? Quando l'ho saputo a Milano, io non ci ho visto più. Ti hanno esagerato. Mi guarda solo quando passo, sorride, saluta. Ma come ti guarda? Come sorride? Come saluta? Magari ti fa commenti dietro, con gli amici. Si vanta in mezzo al bar. Shh. Sei tu, Domenicana? Sì. Sardo come me è già un'offesa. Vai. Efisio. E non ti mettere cattive idee in testa, promettimelo. Ah sì, tanto quello che non è fatto non è fatto. Domenicangelo, vieni qui! Subito! Ciao. Come stai? Ti senti male per caso? No, perché? Oh, allora suonava proprio per Efisio. Ho sentito la campanella di San Pasquale che porta in famiglia sventura, disgrazia e male. Estrema unzione e funerale. Ah, per tutta la notte, dlin-dlin-dlin-dlin-dlin-dlin, fino a poco tempo fa. Smetteva e ricominciava, dlin-dlin. Ma no, vi sarà sembrato. No, c'era. L'hanno sentita anche i carabinieri. Quali carabinieri? Quelli che giravano le case a interrogare per l'omicidio di Egidio Porco. Hanno ammazzato Egidio Porco? Non lo sapevo. Quando? Ieri alle 5. Oddio, e si sa chi è stato? No, hanno tutti l'alibi. Ma tu dove eri per non saperne niente? Sì, forse me l'avevano detto, ma stavo distratta. Dormite. E pertanto, in base alle nuove prove emerse, questa corte, mentre archivi il caso per la sopravvenuta morte dei veri colpevoli, assolve il contumace Mulas Efisio per non aver commesso il fatto. Su notti in punto arriva su vapori di besseri e fezzenettu, vestio e scoverrori. Tra l'allera, lera, lera, la, lera, 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 la, la. Al mio paese, quando uno ritorna assolto, ogni paesano gli regala una pecora. Siamo 3200. Beh, anche se me ne regalano soltanto la metà. Anche la metà della metà. Anche la metà della metà della metà. Beh, c'è da stare tranquilli per tutta la vita, no? Ci sarà anche la banda ad aspettarla. Ah, sì. Buongiorno a tutti. Compare Zutas. Sono innocente, mi hanno assolto. Ehi, avete visto mia moglie, mia madre? Domenicangela. Sì. Ondi est? Vita cesti.
Fra 6 mesi mi nasce un figlio. E aicimi, don Naras. E allora qual è la disgrazia? Perché mamma piange? Io l'ho tenuto nascosto, ma domenica sono svenuta. E mi hanno portato in farmacia. Il dottore mi ha curato lì davanti a tutti, e così l'hanno capito. E allora? E allora si domandano di chi è questo figlio, con chi l'ho fatto. Perché di chi è? Con chi l'hai fatto? Ma con te. Solo che non potevo dirlo che quella sera eri qui in paese, invece che a Milano latitante. E perché? Ormai mi hanno assolto. Che mi possono fare? E come? Scoprirebbero subito che hai ammazzato Egidio Porcu. Ma io non ho ammazzato Egidio Porcu. Sì, lo dovevo fare, c'è anche chi crede che l'abbia fatto davvero. Ma tu no, Domenica Angela. Guardami, ti sembra un uomo capace d'ammazzare. Anche se ti guardava. Mi sono sbagliata. Ma allora che cosa aspetti? Va a dirlo in giro. Così almeno la finiamo con questa situazione che si metteva male. Sì. Lo dirò. Però prima devo avvertire una persona. Mi sento in dovere, prima di parlare. Non l'hanno ancora trovato l'assassino di Egidio Porcu? No, hanno tutti l'alibi. Perché? Che cosa pensi? Niente, niente. Non aver paura. Andrà tutto bene. Bravo figlio che non hai fatto scenate. Non ti servono parole ma fatti. Che, te ne vai? Sì. 375 pecore ti avevano regalato. Un bel gregge, no? A momenti non ci stavano nell'orto. Vieni. Vieni a vedere. Guarda. Guarda che cosa è rimasto. 375.000 cagallonisi. Che belle bestie che erano. Mamma, che mi fate vedere? I scagallonis? Pulite, pulite. Che peccato, figlio. Tutte ce le hanno riprese. Però ricordati, le regalarono a chi fu assolto. Le hanno tolte ad un disonorato. Le ridaranno a chi farà il proprio dovere. Ma perché mi fate vedere sempre questa doppietta? Era di tuo nonno, uomo d'onore. Mamma. Cosa vuoi? Beh, siamo qua, in servizio. Salute. Salute. Da chi si vede? Bentornato. Che ci fai qua? Pittaluga. Chi? Il carabiniere mi ha detto che vi avrei trovato qua. E che cosa vuoi? Ecco, intanto io vi volevo ringraziare per tutto quello che avete fatto per me. No, ma e niente, poi... erano i patti. Tu hai fatto la tua parte, io la mia. I conti sono fatti. Sì. Lo vedi quel bambino? Sì, Pasqualino Porcu. Quanti anni dici che ha? Boh, 12 anni. Ne ha 8. Hai capito? 8. Ah, scusate. È mica colpa tua, è un caso di sviluppo precoce. Quello se continua così a 14 anni sembrerà un uomo fatto. Ha già anche un po' di mustazzo. Sì, è l'occhio perfido, torvo. Beh, andiamo, va, non stiamo a preoccuparci per ora. C'è tempo. Don Leandro. Io non ho ammazzato Egidio Porcu. Che? Vi ho fregato, Don Leandro. Ci venni sì in paese 3 mesi fa. Ma solo per rivedere mia moglie. E ora, col vostro permesso, vorrei dirlo in giro. Sei tu che l'hai ammazzato? No, giuro. Sei tu. E sai perché? Perché ho speso quasi 1 milione per farti assolvere. E la tua vita e quella di tua moglie non valgono tanto. Non ci sei stato qui e prova il contrario. Ce le ho le prove. Il vestito da mamuttone. Che? E poi i testimoni, i vostri amici contrabbandieri. E bravo.
così ti becchi l'ergastolo. Perché avrai provato che hai ucciso Egidio Porco. Ci andrò di mezzo anch'io, sì. Ma io c'ho 7 avvocati, capito? 7. Ti saluto. Ma che devo fare? Allora ammazzala. Mia moglie? Sì. Guardiamo in faccia la realtà. Tu non hai ammazzato Egidio Porco, ma è come se tu l'avessi fatto. Tua moglie non ti ha messo le corna, ma è come se l'avesse fatto. Quello che conta non è la verità, ma quello che appare. Ma appare che sono cornuto. Eh sì. E che mio figlio è un bastardo. Appunto, ammazzala. T'ammazzo! Un figlio bastardo mi fai nascere! Tu mi hai costretto a sposarti a forza di roncolate! Io per sciogliere il matrimonio una coltellata ti do! Bagassa! Perché io t'ammazzo, capito? Io t'ammazzo! Non posso sopportare l'idea! Non posso! Così, tieni! Tieni! Schifosa! No, è inutile che scappi! Tieni! Prendi! Bagassa! Aiuto! Devi prendere! Per uno senza gallonici! Per uno senza sangue delle vene! Ti sei sbagliata! Aiuto! Io sono un uomo d'onore! Ragus ti faccio! Ragus! Su sanguini, sanguini, dallo sciacquo il sonore mio! Legge sbrigungia! Baldracca! Perdonami, che mi fanno dire? Si tratta solo d'aspettare che scoprano l'assassino di Egidio Porco. Allora metterò tutto in chiaro. Ma ora non c'è altro da fare. Perdonami. E non mi fare quella faccia, eh? Ah. Troia! T'ammazzo! Capito? Non è di valore. T'ammazzo! No! Fuori! No! Via da casa mia! Ma prima di avanzare, voglio sapere chi è il tuo amante! Quello che tieni nascosto! Fuori! Fuori di casa! Così perdiamo tempo. Hai preso tutto. Appena posso verrò a trovarti. Sì, sì. Dai. Ma ne avete assunti altri 5 nuovi stamattina? Non ci posso far niente. A te non ti posso prendere. È inutile che insisti. Va. Volete scommettere? 500 lire. 500 lire contro 1000. Qui facciamo a testate, non a cornate. Ma non mi seguei, sbuttò. Almeno una giornata. Neanche quella, non c'ho lavoro. Vengo anche a metà paga. Non c'ho lavoro. Ma ho bisogno. È inutile. Mi nasce un figlio. E fallo mantenere da suo padre. Tu. Cosa servo? Sei un bravo uomo. Vado a fare rapporto che non servo più. Auguri, eh? A tutti e due. Ma a me fastidio non me ne davi. Grazie. Prendila. Scusami tanto, amore.
Cosa fai tu qui? Vattene! Cosa vorresti? Che te la ammazziamo noi? È moglie tua, no? E tieni! Non la voglio! Ti hanno tolto anche il carabiniere. Era sprecato per uno come te. E lasciami andare! Andaus. Beh, meglio così, eh? Almeno stiamo insieme. Domenica Angela. No. Lo so che non è facile. È sempre meglio che finire all'ergastolo, no? Io so soltanto questo, che non sono una bagassa. E questo non è un bastardo. E io non sono un cornuto. Vuoi mettere tu con me? Adesso cosa ci mettiamo a discutere? Se è meglio essere un cornuto o una bagassa? Domenica Angela, ma cosa posso fare? Non lo so, ma fai qualcosa. Se io riuscissi a scoprire chi ha ammazzato Egidio Porco, allora sì, sì che io... Se tu riuscissi a scoprire, ma sai quanti bastardi nascono intanto? 4 ne fanno in tempo a nascere. Bene, figlio mio, è per darti coraggio. Lugore non lo posso visitare, è solo e malato in su letto. Lugore non lo posso visitare, è solo e malato in su letto. Dottore Lugheri a curare, dottore Lugheri a curare, chiedi alla sangore visitare. Dottore Lugheri a curare, dottore Lugheri a curare, chiedi alla sangore naturale, chiedi alla sangore naturale. Dottore Lugheri a curare, dottore Lugheri a curare. Lugore non lo posso visitare, è solo e malaito. Lugore non lo posso visitare, è solo e malaito in su letto. Dottore Lugheri ha da curare, dottore Lugheri ha da curare, Lugheri ha da su cuore visitare. Dottore Lugheri ha da curare, dottore Lugheri ha da curare, Lugheri ha da su cuore naturale, Lugheri ha da su cuore naturale. E allora aiuto. Dottore Lugheri ha da curare, dottore Lugheri ha da curare. Dottore Lugheri alla naturale, dottore Lugheri alla naturale. Lugore non lo posso visitare, è solo e malaito in su letto. Lugore non lo posso visitare, è solo e malaito in su letto. Dottore Lugheri ad curare, dottore Lugheri ad curare, Lugheri ad a su cuore visitare. Dottore Lugheri ad curare, dottore Lugheri ad curare, Lugheri ad amore. Vattene via, vattene! Ferma, maledetta, ferma! Vattene via! Domenica Angela, ti scongiuro! No, ma che parlo, turco? Quella resta qui nella grotta calda, il resto nella grotta fresca. E questa roba dove va? Grotta calda, grotta fresca, grotta calda, grotta fresca. Chiaro, sì? Ah... Scusami, ma tutti gli anni con questi traslochi di villeggiatura mi fanno questo bordello. Che dicevi? Io non ce la faccio più. Ho tutti contro. Perfino vostra figlia. Ora soltanto voi mi potete aiutare. E chi ti dice che io sappia chi ha ucciso Egidio Porco? Se non lo sapete voi. Voi sapete tutto. Però io non posso denunciare un uomo. Neppure per salvare mia figlia. T'ho liberato, vi giuro che neanch'io lo denuncio. Cosa vi chiedo poi? Mi basta un nome. Quello che posso fare è dirti chi non l'ha ammazzato. Sono 11 che potrebbero averlo ucciso. Ho fatto una noticina. Eccola qua. Questo no. Questo no. Questo no. Questo no. Questo no. No, no, no. Questo no. E questo no. Ma allora è questo. Ah, io non ti ho detto niente. Aia!
Ah, oui, ciao. Vuoi fare carriera? Eh? Vuoi fare carriera? Ma speriamo. Allora stammi sempre vicino. Ma perché? Io non parlo, non dico niente. Tu mi devi stare soltanto vicino e tenere le orecchie aperte. Capito? Quarantina, erotus, no, può mai imbrogliare, Deo, mai. Realmente, e mai 18 può fai con me, bene. Ne, buffa, guarda. Buffa. Vero, Ivo. Asta saluti. Saluti. E tu che cosa vuoi da me? Io volevo bere con tutti questi tuoi amici e la tua salute. Io non bevo con gente come te. Perché? E mi chiedi perché? Perché io non sono abituato a bere con chi si beve le offese. Beh, io credevo che proprio con te potevo bere. Ehi, con me che cosa? Vieni qui. Anche tu non bevi mica solo vino, però, eh? Parliamo di 2 anni fa, sull'albero della cucagna, con Egidio Porco. E chi ti ha pestato sulle mani? Chi ti ha buttato giù a calci? Chi ti ha soffiato la donna? E ti ha riso in faccia al bar e ha messo in piazza la beffa? Che gli hai fatto, eh? Niente hai fatto, proprio niente. Ti sei bevuto l'offesa. Io sono ancora in tempo a vendicarmi, ma tu no. Perché ormai Egidio Porco se n'è andato. Se mi rispondi. Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Tu sanno su ve malettenti, tu sanno su. Tutto da nemmo iscritto. Tutto. Quando finalmente Egidio Porco è star fiao in sarbero. Chini, del da fatto galai con d'uno corpo e fuseli. Chini, naraggio. A di preni sa bucca e terra. Deu se ostetti. Deu. A me non mi vuoi passare nessuno su. Nessuno su. No, vieni qua un momento. Non mi rompi. Che cosa hai detto? Non mi rompi. Ripeti. A ricordarindi, come ti sei stati un buon a bocciri a Egidio Porco, sei un buon a bocciri a 100.000. Ma cosa ha detto? Non ho capito niente. No, vieni qua, per Dio. Vieni qua, porcaccia miseria. Ma che cacchio di lingua parli? Siamo italiani anche in Sardegna, no? Parla italiano. E parla italiano. Tempo no, te la ricordai! Cittadini! Santa cassa che si criau! Si porta conoscenza di questa cittadinanza che il sottoscritto è Fisio Mulas sesse gauis bottonici! E voi me l'avete sfasciato! Noi. Qui, vicino a tuo marito. Ditemi se importa voi, se io sono cornuto. Ditemi se importa voi, se mia moglie è una bagassa. Il Presidente della Repubblica ha concesso
l'amnistia! Ai delinquenti! Ai ladri! Perché voi non concedete l'amnistia ai cornuti, alle mandracche, ai bastardi, eh? Di cosa ti vergogni tu? Tu la sai la verità. Io la so la verità. Noi la sappiamo la verità, quella vera. Ma siccome quello che conta non è la verità, no, ma è quello che appare, e allora vieni qua e diglielo che questi sono affari nostri. Diglielo! Ittiti d'importera, Tobia! Ittiti d'importera, Tole! Ittiti d'importera, Salinas! Itte! Eh? Che volete da me? Con quelle berritte sempre ferme? Muovetele! Alzatele, quelle berritte! Conserva Deus su re, salva su regno sardo, e gloria su stendardo, conserva Deus. È ubriaco, fallo smettere! Salve, maresciallo piemontese dei carabinieri della Repubblica! Lasciateci vivere come ci pare! A noi ci piace così! No, no, così no, così no! Zitta! Così non voglio, non sono una bagassa e non mi piace così! Zitta! No, non voglio vivere così con uno come te! Ho detto zitta! Alto là, chi va là? Nome, cognome, indirizzo. Sono vietati assembramenti alcolici. Fermo! Che prima devo chiedere la cosa più importante. Perché la devo ammazzare? Perché volete che la ammazzi? Io le voglio bene, è mia moglie. Mi comprendi, Tobia? Ci devo vivere insieme. Perché voglio che la ammazzi, Gioacchino? E rispondete! E rispondete! Guardate che lo faccio davvero, eh! E fallo, fallo se non sei capace di fare altro. Fallo, vigliacco cornuto! Chi è stato? Bisogna dare un nome a questo amante! Vogliono sapere il nome! Dillo forte, che tutti lo vogliono sapere! Dillo! Adosso, ribassi! Il nome? Efisio! No, Efisio! Coraggio, Efisio.